San Basilio, San Basilio, via Tiburtina, Prenestina, Casilina, Torpignattara, Centocelle, termini con piazza Vittorio. Questo triangolo è l'area in cui si concentrano a Roma il maggior numero di musulmani e moschee. In quest'area di Roma, a inizio marzo, sono stati arrestati 3 fiancheggiatori dell'ISIS. Uno di loro era pronto a partire per l'Iraq e farsi esplodere come kamikaze. Questa è l'intercettazione dei ROS che li ha incastrati. Per me, io ho segnato per un'operazione di stichadio. Aspetto la risposta. Appena lui giusta, ha detto che prendo l'aereo e vado lì dove ha detto tu. Inshallah. L'area di Roma Est è considerata tra le più a rischio di infiltrazione da parte dell'ISIS. La popolazione musulmana è triplicata nel giro di pochi anni. Oggi qui ci sono circa 100 moschee, alcune improvvisate in garage, scantinati, negozi dismessi e registrate spesso con il nome di associazioni culturali. Allora, questa è la chiesa di San Vito, questa è la moschea. Nascosta dietro questa porta azzurra c'è un'altra moschea, sono le 5 preghiere della giornata. Questa moschea da quante persone anche, è frequentata? Anche venerdì 100 persone, 80 persone. 100 persone dentro questa piccola sala? Sì, sì. Sono tante? Sì, sì. Lei ha fatto la preghiera? L'ha fatta lei la sì, preghiera? Sì, venerdì sì. Durante la preghiera ha detto qualcosa sugli attentati di Bruxelles? Non sa chi cosa? Gli attentati? Non ha sentito? No. Lei è un imam? Sì, un imam. Non ha mai parlato dell'ISIS e di Daesh? No, Daesh, chi cosa io non lo so. Come questo imam, qui molti musulmani, quando si parla di terrorismo e di ISIS, Daesh in arabo, dicono di non capire e di non parlare la nostra lingua. Avete parlato tra di voi delle stragi di Bruxelles? Ma non hai capito, scusa. Gli attentati a Bruxelles? Bruxelles... Can I speak English? Dopo gli attentati di Bruxelles, è stato detto qualcosa nella moschea? No, io andare settimana una volta, capito? Non lo so. Questo è il quartiere di Torpignattara. Specialità arabe? Centri, negozi attraverso cui mandare denaro all'estero e money transfer. La santuria è la vostra? Non ho capito. Ma da quanto sei qui? Italia? Mm-hmm. 2 anni. Non parla italiano lei? Oggi non c'è, io arrivo. Non parliamo italiano. Italiano per niente? Niente. Ma da quanto tempo è qui in Italia? Poco. Quanto? Un anno, un mese? 4 anni. E guardate come il quotidiano della comunità riporta la notizia degli attentati di Bruxelles. Allora, questo è un giornale in lingua Bangladesh e questo è il giornale del 23 marzo, cioè il giorno dopo gli attentati di Bruxelles. Dov'è la notizia degli attentati di Bruxelles? Che pagina ne parlate? 26. 26? Nei nostri giornali era in prima pagina ovunque? È il giorno dopo gli attentati? Sì. È il primo venerdì dopo le stragi di Bruxelles, per i musulmani il giorno in cui l'imam fa il suo sermone. Andiamo in una delle 10 moschee di Torpignattara. Ma adesso il sermone che avete appena fatto, in che lingua era? Tutti e due, arabo e bengalese, tutti e due. Arabo e bengalese, perché non anche italiano? Italiano, oggi non è venuto quel persona che tradurre. Imam, chi c'è qui, non capace per parlare italiano bene, per un'spiegazione. Oggi, che è il primo venerdì dopo le stragi di Bruxelles, nel sermone è stato detto qualcosa sulle stragi di Bruxelles? Oggi no, però. Oggi no, specialmente... è il primo venerdì, è il primo sermone. Il primo sermone, questo non è facciamo dalla moschea, perché questo non è creato da moschea, quindi questo non bisogna dare troppo importanza. Moschea non parlano politici. Ma quella non è politica, sì. Però. Adesso che dicono di Allahu Akbar, gente non ammazzano, però la musulmana non dice questa cosa. Per evitare che qualcuno attraverso Twitter, attraverso Facebook capisca male il messaggio del Corano, secondo voi non è necessario che anche all'interno delle moschee si dica
chiaramente che il messaggio del Corano non è Daesh? No. No. Questa è una cosa da politica, questa è una cosa non c'entra con qua il moschea. Ma davvero è possibile ignorare in questo modo l'allarme terrorismo? Questi sono i giardini di Piazza Vittorio. Questi ragazzi vengono qui ogni giorno, hanno tutti tra i 18 e i 29 anni. Da dove venite voi? Tutti Afghanistan. Tutti dall'Afghanistan? Sì. E quando siete venuti qui? Otto anni, qualcuno tre anni, cinque anni. Voi vi siete integrati qui nel tessuto sociale di Piazza Vittorio del posto? Lavorate? Sì, non c'è lavoro in Italia, tutti aspettare per documento. Italia non paga soldi per asilo politico, non casa, niente. Dove dormi, scusami? Nella stazione. Nella stazione? Sì. Per strada? Sì. Nei cartoni? Sì, cartoni. Da quanto tempo? Cinque mesi adesso. Cinque mesi? Sì. Poco lontano, un musulmano in Italia da 10 anni ci spiega come l'ISIS recluta nuove leve. L'ISIS lavora su sti cosi, per esempio. L'ISIS fa un gran lavoro. Ti vieni su, per esempio, che problema c'ha te nella vita? Ti manca soldi, loro ti offrono i soldi. Chi ti manca il potere ti danno tutto. Ti fanno essere, diventa un capo, diciamo. I giovani che non sanno dove vanno si trovano nella guerra proprio. Quello che è successo anche da noi è giunto in Siria, la stessa cosa. C'ho un cugino che già è andato lì in Siria, già è morto lì. Cioè è partito per la Jihad? Sì, con l'ISIS. Un lavoro proprio, da un capo fino alla fine. Anche in Italia? Sicuramente, anche in Italia, perché è arrivato in Francia, in Belgio, in Germania, allora in Italia pure.